quando Francesca Cavallo mi ha portato questa bozza di testo, conoscendola per le ragazze ribelli, per la sua storia, avendola incrociata in altre iniziative sulla libertà delle donne e l'empowerment femminile, mi sembrava molto giusto portare la vicepresidente della nostra commissione, che è anche la delega allo sport, Giusy Versace, questa presentazione, perché credo sia giusto dare una veste istituzionale a questo lavoro, perché ha un valore che va oltre il testo. È molto importante fare un lavoro sulla narrazione, quindi si dice che è capace di attivare anche empatia e di dare importanza ai corpi non conformi, saper guardare la libertà delle persone, anche il loro desiderio di divertimento e di competere, cioè in qualche modo non solo non stigmatizzare e eliminare gli ostacoli, no? Come ci chiede di fare l'articolo 3 della Costituzione, ma fare davvero un lavoro di empowerment, che se lo fai per tutti, cioè vale anche per le persone, no? non disabili, vale per tutti, cioè ogni volta che noi abbattiamo e barriere, ma soprattutto consentiamo a ognuno e a ognuna di essere quello che desidera di essere, di avere le risorse per farlo, io penso che costruiamo una società, una dimensione, una cultura più giusta per tutti quanti. Lo sport sicuramente è una di queste grandi risorse, uno sport inclusivo. Noi abbiamo da poco votato in Senato lo sport in Costituzione, adesso ci sarà il passaggio di nuovo alla Camera, proprio perché pensiamo sia essenziale nel benessere psicofisico delle persone.